Se vuoi ti riprendi. Stiamo provando a riuscire al lavoro. Intanto un ringraziamento ai bagnini del Bagno Paradiso. Grazie Nicola e grazie al ragazzo rasato che ora non conosco. Comunque piacere. Grazie mille ragazzi. No, vai, dove drizzano mi sa? No, non ce la fanno, ormai sono arrivati fin qui. Ostia. Ora dovrebbe tenerla svuotata. Vai, 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 vai. No, 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 no. Sì, vai, ce l'hanno fatta. Ah, ora se ci sta lui sopra magari la riesce a. Stabilire. Stabilì, no. Porca boia. Va giù, va giù. Hai preso? Sì, sì, sì. Continua. Però c'è Lia che dice le parolacce. Lia, no, non ti parolacce, dopo me lo vai. Stava tirando su, ma togliamo gli occhiali perché sennò. Anche se l'ha detto prima. Ce n'è un. Ok, vai, vai, l'hanno tirato. Sì, no. Sì, ce la fanno. No, no, no. Cade. Cade. Sì, cade, cade. Che so, che so. Dai, dai, dai. Guarda dove è in testa lui. Al viso, al viso, al viso. Che va in testa lui. Ma come fanno a. Rimane okay. Si svuota. E adesso è caduta. Ma come faceva. Come ha fatto arrivare fino a qui quella vacca lì? Senza capotarsi prima. Se riesco a togliere l'acqua dentro, ma lei non ce la fa. Si vede benissimo senza occhiali. No, ma la devono portare a riva. Sennò come fanno? C'è la trave, la trave in mezzo che fanno. La deriva si può togliere. Ah, giusto. Dovresti almeno liberare un po' lo spazio, portare l'ombrello indietro e che capotta la barca qui. Arriva. Almeno la riescono a toglierle. La metto qui. Mi capota. Voglio andare a vedere la sugli scogli. Se mi presti il cannocchiale, che io vado a vedere sugli scogli. Sì. No, non puoi. Se viene il controllo ora qua, sono lì, sì, è vero, è vero. Allora lo guardo da qua che tanto è più bello. Ah, sono in cima di scoglia, capitaneria, guarda. Guarda la portano là, non capisco. Non potete, ce l'ha fatta. Ma si può neanche usare un veicolo a motore dentro dei buoi, è evitato. Adesso cade. Capirà. Adesso cade. Non so se si può. Forse sta togliendo l'acqua da dentro. Boh. Sì, ma rischia di cadersi la capotta. Ma ora cosa fa l'idea la barca quel signore lì? Che si ricapotta dopo 3 metri. Anche se la drizia devi portare via. Non è messa a fuoco. Sì, ma perché c'era anche un ciccione per lui. Eccolo là, di nuovo giù. Di nuovo giù. E tutti giù per te, si gira, giro tondo. Tasca al mondo. Tasca la barca. Terra. 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 Tutti giù. Cosa cambia tra mondo e terra? Niente. Niente, stai neanche a me. Mi pigliavi la borsetta? Era sotto. Ma cosa morivi te? Ma anche se la pigliavi il telefono era andato. Vado sott'acqua, apro il portafoglio, prendo il cestone, per più, andate, i soldi, mi dispiace ma non c'è. Ma cos'hai che? Tu li lascia stare. No, ma io ho sempre i soldi, per fare. Perché li mi carti in grido? È tuo? Adesso ci vado dai là. Non lo guardo. Ma perché c'è signora? Allora se cosa avete mangiato ieri? Ce l'abbiamo già. Allora cosa avete mangiato ieri? Tu fai sapere se è andato fuori a mangiare? La Cristina, ostia. L'ha mangiato al 900, sai quel burro di pane? L'abbiamo visto ieri lì, c'era la vostra macchina lì. Ha mangiati anguria? Schetta con mozzarella di bufala. Il 27 chi viene?
alla festa del bagno? Io non lo so. Luna rossa. Lo so. Ah, quindi c'è poi c'è detto il cannocchiale. Col telescopio, diverso. Sì. La luna rossa. Luna rossa. Che figo, io mi devo comprare un vestito. Perché per la luna rossa ce l'hai vestito? Certo, la festa in spiaggia dove avevo vestito. Capirai, io sto. Hanno tolto le vele, guarda. Tu devi metterti la camicia. Hanno tolto le vele. Ma non so se vengo. È bellissimo. Lo so, però ho il telescopio a casa mia. Elegante, c'è la musica. Ma ho il telescopio a casa mia per vedere la luna. Ma portalo qui, no? Portalo qua. Pesa 40 kg. Capirai. Pesa come Lia. Sì, non ci può stare al mare, si sciupa. È meglio di questo qua, ne esce di più, Ma si può vedere anche col cannocchiale? Sì, ma con questo, allora. Vabbè, ma non è contento del cannocchiale, tanto è bello, no. Non è la luna. Ah no? È la spiaggia, è bello. C'è anche Marte che si può vedere qua sera lì. Che bello, a me piacerebbe fare quei lavori con la moto. Sì? Con la moto d'acqua? Che roba è quella roba lì che fa? Pompieri pure? Non lo so, ci sta che sono i pompieri, hanno cioè così. Ecco che si rirovescia. Ma dai. Anche senza albero. Sembra le coppie. Sì, non ci sta, dritta, non ci sta. Ragazzi, ma portata via. La pistola lì. La portano qui arriva, la caricano sul gommone. Ma se affonda non è meglio per questo. Se affonda. Almeno affonda. E se vuoi. Sì, vabbè. Sta morendo la mamma, te ne. Magari alla fine ce la fa. Sì. Vedi, ora vanno via, vedi? Ciao Lia! Vedi dietro come tutta dietro. Normale sia così. No, perché c'è l'acqua che sta uscendo probabilmente. L'acqua esce dai buchi laterali. Dovrebbe avere dei buchi dietro, ora va in base al modello di barca, alcune barche non ce l'hanno. E hanno la scuffia che è uno strumento che serve per svuotare dall'acqua. È tipo un secchiello fatto apposta. Le altre barche hanno i buchi, sono autosvuotanti. Ma io non so com'è. Sembrerebbe più stabile. Se c'era il babbo magari riconosceva subito il modello di barca, lo riconosce bene. Però sì, tende a rovesciarsi verso dietro. Sicuramente è piena d'acqua. Davanti non c'entra perché è chiusa, c'è uno sportello chiuso. Dietro però si riempie d'acqua. Sì. Ne va via oggi. Abbattano via con uno sopra che l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatta. Dopo quanto? Quanto è? Una buona mezzogiorno e mezzo si è capottata. Guarda, si è ricapottata. Sciurati. Madonna. Che devono portarla avanti a colpetti? Sì, ma così è impossibile. Ah ragazzi, come potete vedere ci sta più lungo. Ok. Stava passando quella chiesa, passava un po' di immediatamente che si era più accoppata. Ovviamente prima di tutti i bagnini che stanno a cellulare, che seguo a guardare il culo, ma la pragmazione non faccio la voce. Sono precipitato subito immediatamente, potrei aver chiamato, dicono, ma perché non hai chiamato il tuo collega bagnino? Se la preferivo che controllava anche dalla spiaggia, dato che, ho visto che dal bagno paradiso stava partendo un altro bagnino.
da solo, volevo andare in canoa addirittura. Siamo arrivati laggiù, a un certo punto mi sono incontrato con un altro bagnino. Io avrei dovuto buttarmi io dal mio pattino e andare insieme a quell'altro bagnino, in due andare fino laggiù con un pattino più veloce, il bananone. Il nostro pattino è quello, lentissimo. Però dato la superpotenza di fraincumazione siamo riusciti senza arrivare là prima di piano. Siamo al bagnino del paradiso, grazie a lui e alla prima mano. Siamo arrivati nella situazione dove c'è la barca, così c'era un signore attaccato alla barca sul. Che si chiama quella, Paolo? È la deriva. La deriva, era attaccata sulla deriva e tentava in tutti i modi di capoggiarla. Cosa impossibile dato il vento, l'acqua che è all'interno. Abbiamo provato una volta sola, abbiamo alzato la vela, l'ho mandata su, si era rigirata, ma col vento si è cascata, acqua dentro, un po' come le canoe quando ci metti l'acqua, dopo un po' d'ombra è cascata. Ringrazio il bagnino del bagno paradiso che è venuto a darmi una mano, mentre tanti sono rimasti a guardare, sempre la gente chiacchiera, però non c'è a fare l'intervento, tu c'è a guardare da riva. E poi ci hanno anche da ridire. Ma perché non l'ha fatto così? Perché non aspetto come voi? Cioè si parte su. Beh, io so se posso chiamare uno che mi dà una mano, da solo faccio prima. Se siamo in due, ci mettiamo un'ora in realtà. Dal mio paradiso ha recuperato un signore oltre 100 kg che stava estremamente annaffando, non ce la faceva più, l'ha fatto salire sul pattino. Io mi sono appurato col signore sulla deriva che stesse bene. Non voleva mollare a tutti i costi, voleva stare lì sulla barca. È stato un po' gentile all'inizio, gli ho detto con calma di mollare la barca e venire via con me, cosa che non ha fatto. A un certo punto ho pensato di stare un attimo con lui lì perché ho visto che la situazione era tranquilla, era preso lì, non c'erano problemi, tutto ok. Sono arrivati gli amici col gommone, hanno provato quel gommone là, hanno provato con la corda a girare la barca direttamente su se stessa, cosa che l'abbiamo fatta grazie a che mi sono preso l'albero in mano, l'ho tenuto alto, sono riusciti a girare la barca. Però col vento l'acqua, come abbiamo detto, si è capotata. Il signore non contento dopo che la barca si è capotata addosso. Gli ho detto non la facciamo questa cosa rischiosa, mi si è capottata addosso, dopo è andato sott'acqua, è uscito dall'acqua, avrà 80 anni, 70 anni, scusi se lo offendo, ma 80 ce l'ha più, voleva continuare a girare questa deriva. Okay. Io ho preso il bastone, gli ho detto se tu non sali subito ti prendo questo bastone, ti sfondo la tua barca e ti faccio tanti di due buchi e te la distruggo. Poi vengo da te, ti apro i capelli e ti butto sul buco. Il signore a quel punto ha iniziato a capire e ha iniziato ad andare subito. Allora, si trova quando uno non capisce, cocciuto, gli ho detto, ma mo la tua vita vale più di questa cazzo di barca della costi di 4.000-5.000 euro. Allora, poi voleva addirittura che io andavo sotto la sua barca, dove ci sono vele spiegate, corde spiegate, a recuperare una borsetta blu del suo amico che c'ha il cellulare e il portafoglio. Io dovevo buttare, andare di sotto, già gli avevo recuperato un po' di cose che erano discretamente a galla, le ho recuperate, ma quelle sotto la barca, rischioso, rimango bloccato con una corda, una vela così. Perché io rischio la mia vita per un deficiente di sto lì assicuro, ma se vuoi fare le cose pericolose non si fanno, solo se siamo costretti a fare. Ok, questo è un messaggio per tutti i bagnini che hanno da ridire, chiunque ha qualcosa da ridire, invece di dirlo negli orecchi agli altri, vengano qui da Frank e dicono, oh, hai sbagliato, hai fatto questo e questo e questo, ok? Ok, quello che ti pare, intanto Frank era qui, che è rispettato per il problema. La preoccupazione è tutto, passa qui.